chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Da 1, 2, eccoci, eccoci. Ah, ci avete creduto, eh? Solo gli stanno, che tutte le sere.
puntata numero 31. Siamo partiti in ritardo, ma adesso recuperiamo. Luca è qui con voi. Sì, stati corsa, eccomi, sono arrivato. La playlist è dedicata ai saluti, agli arrivederci, agli esaudi, ma non gli addi, solo gli arrivederci, solo gli arrivederci. Abbiamo cominciato come al solito tantinello in ritardo perché ci piace la suspense. La suspense, la sì. La suspense. È quello che è un po' caratterizzato da un certo punto di vista tutto questo. Radio Perbacco campa Radio sulla Perbacco. Suspense. Radio Roma Futura sempre qui, ragazzi. Anche nell'ultima puntata, ultima puntata per quest'anno, ma poi a settembre ovviamente ritorneremo con tante altre iniziative, tante altre cose molto molto interessanti. C'è stato come un lampo mio, proprio in mezzo al cielo mio, era buco balto mio, viscio senza un pelo mio, la città sofferà presi, le luci del tramonto mio, la scia di un aereo facevo da più bello il mondo, lo sforzo dei poeti dei giornalisti, un pane con solari, quei altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao, 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 persone, le pace sotto il sole, il gelato in ombrellone, la bronza di un coglione, non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche qui dice a riserva, in guerra con noi stessi, tra video e giornali, e non sempre più lessi, la faccia di indolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, nel gioco della vita, ma dobbiamo preparare, che non ci scuderà le dita, come la sabbia arriva al mare. Radio Roma Futura, Dario e Luca presentano Radio Perbacco. Dagli studi di Radio Roma Futura, Dario Pepe e Luca Giovannucci presentano Radio Perbacco. Parleremo di vino, birra, distillati e di quello che ci pare. Ogni anno più o meno il 2% del whisky evapora, svanisce nell'aria. È chiamata la parte degli angeli. Chi ha un naso sensibile? Io ho il super naso. No, anch'io. Wow. Una degustazione al buio. Fruttato? Prova a indovinare. Potrebbe essere un Craganmore. Craganmore. Il più incredibile dei whisky. Verrà messo all'asta. E visto che ci sono solo 3 bottiglie, l'asta potrà superare il 1 milione di sterline. Ma chi l'ha detto che del buon vino bisogna
fondo anche sotto il letto, io ti voglio sempre vicino, oh mio buon caro amico vino. Buonasera a tutti gli amici e i radioascoltatori. Se son burlone bevo amarone, se son contento bevo cilento, sono stressato bevo moscato, son birichino un fragolino, mi sento bello bevo brunello, sono sfinito bevo un passito, ma se mi sento più cortese prediligo un sangiovese, se son birbante bevo spumante, se son pignolo bevo parole. Mi sento sano, bevo trebbiato, sono malandrino, un bardolino, se ho l'indirizzo. Bardolino, puntata numero 31, caro Luca, caro... Non lo dico ancora. No, dai, dillo, dillo, qui siamo a Radio Roma Futura e questa sera per l'ultima puntata dell'anno abbiamo un ospite. Sono anche quasi commosso perché delle persone che si erano prenotate c'è stato un decadimento. La moria delle vacche. Verso le 6 e c'erano state una serie di defezioni a profusione. In realtà una persona l'abbiamo dispensata noi, ma l'avremo poi ovviamente al telefono. Però abbiamo il piacerissimo. Non so, l'onore! Il piacere. Il più grande, io c'ho un piacere che è più grande di lui, che insomma, non è facile, di avere qui con noi Cristiano Rizzo, lo chef. Bravo! Ciao Cristiano! Grazie. Grazie Cristiano per essere qui con noi. È stata un'avventura, immagino, arrivare negli uffici di... Sì, negli uffici. Nello studio di Radio Roma Futura. Beh, diciamo che attraversare Roma a quest'ora è una piccola impresa. No, non è quest'ora, perché tu devi sapere che tutti quanti si stanno per spostare per andare fuori. No, raccordo non è vero, completamente non è. Ti correggo, bloccato. Luca, ti correggo, tutti quanti stanno sbrigandosi per andare a casa e ascoltare Radio per Bacco. Ed è per questo siamo partiti leggermente. Leggermente, ritardo. Anche aspettavamo. Non perché ospite. Dario ha avuto difficoltà a centrare le prese elettriche, ma non no, diciamo no, queste no, cose che pare no. Brutto. Poi sembra che sono un po', non dico rincoglionato.